Noi continuiamo a ritenere che si debba avvertire quella che è una protesta che riguarda non solo coloro i quali sono sui trattori, ma più vastamente il mondo agricolo. È indubbio che il Green Deal europeo ha preso di mira l'agricoltura in un modo troppo deciso. Devo rilevare che von der Leyen, con molta onestà, nei giorni scorsi ha indicato un'inversione di tendenza molto forte che passa attraverso due passaggi, ad esempio la sospensione del regolamento sull'utilizzo dei fitofarmaci e la sospensione del 4% di terreni incolti. È la dimostrazione che la PAC, che lascia circa 400 miliardi nei prossimi 5 anni agli agricoltori, ha una finalità positiva per quanto riguarda le risorse, ma se le risorse vengono poi finalizzate in un modo che condannano le imprese agricole a zero, è evidente che non funziona. Non c'è da intestarsi alcuna vicinanza, perché il mondo del centrodestra è sempre stato vicino agli agricoltori. Lo attestano le politiche che sono state fatte al riguardo, lo attesta il fatto che in questa legge di bilancio sono stati riservati 800 milioni di euro per quanto riguarda il ricambio delle macchine agricole, è stato destinato 1 miliardo di euro per quanto riguardano le agevolazioni al gasolio, che è una misura che invece in Francia e in Germania non è stata assunta ed è la misura che viene più contestata dagli agricoltori di quel paese, per chi legge i documenti che diffondono gli agricoltori di quei paesi. Aggiungo che abbiamo ovviamente anche un passaggio importante in quella che è lo stanziamento del PNR complessivamente da 5 a 8 miliardi di euro, che è frutto della rinegoziazione che il governo Meloni ha fatto con l'Unione Europea. Chi nega questo evidentemente nega il vero. Ecco, una domanda su, c'è chi parla invece della manovra che è stata fatta sui pesticidi come un regalo a Bayer Monsanto, e che in realtà la questione agricola è che è un mercato che non esiste e che solamente si legge sulle sovvenzioni. Ecco. Guardi, chi vuol far morire l'agricoltura può sostenere questa tesi, una tesi libera e direi anche gioconda, ma per quanto riguarda la sostanza delle cose, in realtà, come lei sa, i fitofarmaci non servono per una miglior produzione, servono a irrobustire la pianta che consenta poi la produzione di frutti.